Eccoci, buonasera, bentornati a Doctor Sport da Alessio Bonpasso, una puntata dedicata al calcio ma anche alla pallavolo. Calcio perché? Perché in Serie D si recuperava la sesta giornata di campionato, la recuperava soprattutto il Rende in trasferta sul campo dell'Agropoli, ma in Serie D si sono giocati anche i primi turni di Coppa Italia. Ne parleremo tra pochissimo, prima andiamo a vedere come è finita tra Agropoli e Rende. Si è imposta la squadra calabrese con il risultato di 4-1, lo andiamo a leggere insieme proprio in grafica, 4-1 del Rende sul campo dell'Agropoli. Si giocava, come vi ho detto all'inizio, il recupero della sesta giornata, quindi bel balzo in avanti del Rende in classifica, lo andiamo a leggere insieme, 3 punti in più per la squadra di Trocini. E allora questa è la nuova classifica di Serie D, con la Cavese sempre in testa a 20, segue la Fartese a 18, 17 punti per Siracusa e Palmese, Vibonese 16, Sarnese 15 insieme alla Due Torri e alla Roccella. Subito dopo vedete la coppia formata dalla Leonfortese e dal Rende, che da 11 è passata a 14, Aversa Normanna e Agropoli insieme al Gragnano e al Marsala 12 punti, Noto 11, Reggio Calabria 10, Scordia e Gelbison 8 punti e chiude poi la Vigor Lamezia a 0 punti. È finita quindi 4-1 per il Rende. Salvatore Bruno, bel balzo in avanti per la squadra di Trocini. Buonasera, benvenuto. Sì, buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Hai detto bene, un 4-1 rotondo, questo che oltre a dare i 3 punti al Rende è anche una bella iniezione di morale per la squadra di Trocini. È stata una partita sicuramente non avara di emozioni. 5 gol, ci sono stati anche 4 espulsi oltre all'allontanamento del tecnico del Rende Trocini, quindi una partita anche piuttosto nervosa. Era il recupero della sesta giornata del campionato di Serie D, non si era disputata la gara il 4 ottobre scorso per l'indisponibilità del terreno di gioco di Agropoli. Del resto anche oggi si è giocato sul campo neutro a Santa Maria di Castellabate. Il Rende dunque ottiene così la prima vittoria in trasferta del campionato e sembra aver trovato una quadratura del cerchio. Trocini, non è casuale anche il fatto che questi risultati stiano arrivando con il graduale reinnesto di tutti quei giocatori e di cui per diversi motivi, tra infortuni e squalifiche, il tecnico biancorosso ha dovuto fare a meno. In particolare oggi sono rimessi in campo anche Crocicchi, che è subentrato nella ripresa e ha messo a segno anche un rete. Un breve epilogo delle marcature: hanno aperto Azzinaro e Papa nel primo tempo. E poi ha accorciato le distanze l'Agropoli con Gallo prima dell'intervallo, ma poi nella ripresa il Rende ha dilagato grazie a 2 calci di rigore. Il primo penalty lo ha trasformato Moscelo, il secondo, come dicevamo, Crocitti, che ha fissato il risultato sul 4-1. L'Agropoli ha chiuso addirittura in 8 uomini per le espulsioni di Chiariello, Capozzoli e Melis, espulso anche Papa nelle file del Rende, quindi dovrà stare a meno per il prossimo match di questo importante elemento, che sicuramente sarà squalificato. Però ci non si deve in panchina la prossima volta, perché oggi è stato espulso dal direttore di gara. Ecco Salvatore, lo dicevi tu, insomma è una vittoria importante per il Rende, soprattutto perché è arrivata in trasferta, no? Se vogliamo, vero tallone d'Achille di questa squadra, almeno in queste prime 10 giornate. Una trasferta che è sempre difficile per il Rende, sono arrivati i primi 3 punti proprio lontano da casa. Diciamo che è una vittoria che dà anche una certa continuità al cammino della squadra rendese, che ha messo così insieme il terzo risultato utile consecutivo. Precedentemente, lontano dal Marco Lorenzo, aveva raccolto qualche briciola il Rende, costruendo il suo cammino soprattutto sulle partite casalinghe. In trasferta soltanto 2 pareggi, se non ricordo male. Oggi è arrivato finalmente questo successo, anche convincente, anche in termini di punteggio e in termini di intensità di gioco. Quindi sicuramente un buon viatico per il futuro. Lo dicevamo, insomma, lo dicevi soprattutto tu nei precedenti interventi che abbiamo avuto qui all'interno di Doctor Sport. Una volta che il Rende, insomma, ritrovava quelli che potevano essere i suoi uomini simbolo, era chiaro che non poteva essere la squadra che aveva dimostrato di essere nelle prime giornate. Sì, certamente questa squadra può ambire ad un campionato di prestigio, certamente meriterebbe
è una posizione di classifica diversa. La sensazione è che adesso, con il rientro di Pucizzi, il recupero di altri elementi importanti, l'innesto di Carrieri in difesa, ricordiamo che nella prima giornata il difensore era stato costretto a rimanere ai box per una lunga squalifica, adesso diciamo la squadra si è molto rafforzata, appare solida in difesa, robusta al centrocampo e in attacco i gol cominciano a fioccare. Insomma, sono tre i risultati utili di fila, si lavora evidentemente per il quarto, no? Domenica diventa importante, fondamentale, se vogliamo, questa partita, proprio per il morale e non solo per la classifica. Si torna a giocare in casa con questa dimensione di fiducia e ci sono pochi giorni per recuperare, ma questo non spaventa il tecnico Strocini, che già da domani tornerà al lavoro nel pomeriggio con una seduta di scarico per coloro che hanno giocato quest'oggi, con una seduta di regolare diciamo per quei giocatori che invece non sono stati impiegati. Adesso ha anche tante frecce al proprio arco, Strocini ha libertà di scelta, ricordiamo che solo un paio di settimane fa addirittura non aveva abbastanza giocatori per completare la panchina, ricordo una trasferta affrontata con soli 17 uomini al seguito, di cui due presi dalla Juniores. Insomma, adesso che c'è una maggiore varietà di scelta, anche molti giocatori sono sulla corda e quindi diciamo sotto il profilo mentale hanno una migliore tensione agonistica, senza dubbio questa squadra può recitare il ruolo che le compete. Ultime considerazioni, rivedendo per un attimo, lo chiedo in regia, la classifica, no, del Rende, soprattutto dopo questi tre punti, un Rende che va a quota 14, non tanto distante, ormai insomma proprio dalla vetta, di fatto la Cavese a 20 punti, quindi i punti, il distacco ancora è abbastanza, però sono 6 punti e non più, ma ancora di più rispetto appunto alla classifica che va prima il Rende. Resta però questo grande punto interrogativo sul ricorso, no? Con il Reggio Calabria. Esattamente, quindi diciamo 3 punti sono sul giudice, in ogni caso in questo campionato basta infilare 3-4 risultati utili consecutivi e le posizioni facilmente possono essere scalate, però attenzione perché al contrario se dovesse avere dei risultati negativi è semplice essere risucchiati nella bassa classifica. Va bene Salvatore, grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata a tutti voi. Insomma, grazie a Salvatore Bruno da Rende, ci ha raccontato quello che è il morale della squadra di Trocini proprio dopo questo recupero della sesta giornata contro l'Agropoli, Rende che ha battuto l'Agropoli per 4-1 ed è volata in classifica 14 punti a 6 di fatto dalla vetta. Dicevamo però oggi si giocava anche il primo turno di Coppa Italia di Serie D, impegnate nel derby Vibonese e Palmese, si giocava a Palmi ma anche appunto si giocava a Reggio Calabria contro lo Scordia su campo siciliano. Andiamo a vedere come sono finite queste partite, sfide decise tutte ai calci di rigore. Il Reggio Calabria ha perso 6-5 dopo proprio i tiri dal dischetto, e mentre la Palmese si è imposta 7-5 sempre dopo i calci di rigore, una partita che nei 90 minuti invece era finita 3-3, mentre 0-0 si era conclusa nei 90 minuti regolamentari la sfida tra Scordia e Reggio Calabria. Questo proprio per quanto riguarda il primo turno di Coppa Italia Serie D, quindi passa lo Scordia e passa la Palmese che affronterà proprio il Rende nel secondo turno. Non so se abbiamo già in collegamento Domenico Latino, chiedo alla regia. Mi dicono di no. Insomma, Domenico Latino, proprio detto stampa della Palmese, che dovrebbe appunto rientrare e lo dovremo sentire tra pochissimo, rivedendo per un attimo proprio i risultati del turno infrasettimanale e quindi il recupero di Serie D della sesta giornata con il Rende che si è imposto per 4-1 sul campo dell'Agropoli. Rivediamo per un attimo anche la classifica, lo chiedo in regia in attesa di sentire proprio Domenico Latino. Questa è la classifica, la nuova classifica di Serie D con la Cavese in testa a 20 punti, poi la Frattesi a 18, Siracusa e Palmese 17, Vibonese 16, 15 punti per Sarnese, Due Torri e Roccella, 14 il Rende
trend con la Leonfortese, rende appunto che da 11 passa a 14, poi Aversa Normanna, Agropoli, Gragnano e Marsala 12 punti, Noto 11, Reggio Calabria 10, Scordia e Gelbison 8 punti, chiude la Vigor Lamezia a 0. Insomma, dal calcio passiamo alla pallavolo con un convegno che di fatto non è soltanto legato alla pallavolo ma allo sport in generale, è organizzato proprio dal CONI, CONI provinciale di Vibo Valentia, un convegno dal nome il coaching sportivo, dal dire al fare, c'è di mezzo il bambino, leggiamo insieme proprio con l'aiuto della grafica, dalla programmazione alla performance è la persona che vince. Ne parliamo proprio insieme ad uno dei relatori di questo interessantissimo convegno, il appunto Claudio Torchia, non solo allenatore ma anche professore, in questo caso docente federale FIPAV. Buonasera Claudio Torchia. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Insomma, un interessante convegno che guarda ai più piccoli, insomma, che diventano proprio la base, lo sono da sempre, dello sport. Sì, penso proprio di sì. Io credo che sarà insomma, un convegno molto interessante dove dobbiamo apprendere un pochettino tutti e al centro dell'attenzione dobbiamo mettere insomma, i bambini che sono il futuro e penso che mai come in questo momento sia importante soprattutto su Vibo inculcare un po' una mentalità sportiva a prescindere insomma dalle varie discipline, ma è importante che il bambino faccia movimento. Ecco, allora si partirà domani a partire dalle ore 9, appunto 29 ottobre, Auditorium Liceo Scientifico Berto, ci sarà ad aprire proprio i lavori il Maurizio Condipodero, presidente del CONI Calabria, e poi si proseguirà per l'intera mattinata. Sì, ci saranno diversi relatori, tra cui anche il professore Mimmo Albino, un docente di tutto rilievo che fa parte della scuola dello sport del CONI e poi delle persone professionistiche insomma, nel proprio settore come il pediatra, come anche un'esperta di coaching e io come allenatore docente federale come gestione del gruppo e inoltre la novità è anche questo rapporto con la scuola, con l'intervento insomma di Sabina Nardo, coordinatrice dell'ufficio scolastico. Allora, ricordiamo per un attimo, convegno coaching sportivo, dal dire al fare c'è di mezzo il bambino, dalla programmazione alla performance è la persona che vince domani 29 ottobre, Auditorium Liceo Scientifico Berto, proprio a Vibo Valentia. Torchia, le rubo un altro minuto proprio per parlare di pallavolo, no? Insomma, con l'esperienza della Todo Sport, tra l'altro siete primi in classifica in Serie D. Stiamo facendo un bel percorso, abbiamo iniziato insomma a 2 anni fa parte con questa attività, un gruppo di ragazze che si sono impegnate, sono state molto motivate anche da parte nostra, dall'ambiente e ci affrontiamo questo campionato di Serie D con la massima naturalezza e serietà naturalmente e per il momento siamo primi in classifica e ci godiamo insomma questo momento, speriamo di proseguire insomma questo cammino. Tra l'altro il vostro cammino proprio inizia già da qualche anno, no? Tante attività, non solo agonistiche, ma anche sociali. Sì, diciamo che è proprio quello che poi abbraccerà anche il discorso del convegno di domani. Il nostro intento appunto è quello di divulgare una cultura sportiva dove non solo il bambino ma anche la famiglia faccia movimento e poi è importante anche un coinvolgimento per far vivere anche la città, quindi anche per questo motivo noi siamo predisposti ad organizzare anche delle feste in piazza, feste sportive per creare sempre questo movimento. Ecco.
Quali sono le prossime iniziative? Io ricordo anche una notte bianca, no? Organizzata da voi, dello sport. Sì, noi abbiamo fatto notte bianca dello sport, poi qualche domenica fa abbiamo fatto pure sport in movimento presso un centro commerciale. Dopodiché per noi devono essere delle feste, soprattutto per i bambini, ecco. Quindi dove c'è movimento, dove si creano situazioni in cui i bambini possono gioire, noi sfruttiamo queste situazioni per ottenere ciò. Torchia, l'aspettiamo insieme alla squadra, ovviamente anche qui a Dr. Sport, ma anche nei nostri altri appuntamenti dedicati allo sport, appunto con la nostra domenica, magari di domenica, quando giocherete di sabato. Perfetto, grazie dell'invito, sicuramente non mancheremo, perché è importante anche far conoscere questo nuovo gruppo nella città di Vibo. Ed è importante cercare di creare una certa sinergia, ecco. Va bene, grazie Claudio Torchia, buona serata. Grazie a voi, buonasera. E ringraziamo proprio il docente federale FIPAV Claudio Torchia, con lui abbiamo parlato di questo interessante convegno che si terrà domani all'auditorium liceo scientifico Berto di Vibo Valentia, il coaching sportivo dal dire al fare, c'è di mezzo il bambino, dalla programmazione alla performance è la persona che vince, questo proprio il tema di questo convegno, con lui abbiamo parlato anche della Todo Sport, squadra femminile che disputa il campionato di Serie D. Altre notizie che riguardano il volley, sempre volley femminile, questa volta però Serie A2, parte male la nuova stagione però in Serie A1 maschile della Tono Callipo Calabria, l'esordio in campionato i giallorossi di Mastrangelo steccano in casa contro la neopromossa Civita Castellana, un successo storico per la squadra ospite che strappa via dalla Calabria l'intera posta in palio imponendosi con il risultato di 3-1. Dicevamo Serie A2 femminile, storica anche la vittoria, la prima in assoluto in Serie A della Golem Palmi davanti al pubblico delle grandi occasioni. Il sestetto reggino si è imposto con determinazione l'avversaria della Lilliput, settimo torinese, match chiuso per 3-1. Ancora meglio ha fatto il volley soverato, la seconda vittoria consecutiva proprio in Serie A2 femminile. Secco 3-0 ha espugnato così il difficile palazzetto di Pesaro, un successo che mantiene le catanzaresi in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo l'esordio vincente della prima giornata contro Anagni. Queste insomma altre notizie che riguardano il volley calabrese. Abbiamo parlato della Serie D, ma ovviamente anche di Serie A2 femminile e maschile. Una notizia che riguarda invece il calcio, che guarda la massima serie, ma che riguarda anche la Calabria, è notizia di ieri sera, l'avvenuto incontro tra il patron del Genoa, Enrico Preziosi, e Giovanni Calabrò. Si va verso un'intesa che sancirebbe la cessione di metà della società ligure alla finanziere Regino, Giovanni Calabrò, appunto di 46 anni. I due, secondo quanto riporta il Secolo XIX, sarebbero ad un passo dall'accordo che porterebbe l'acquisizione della metà del pacchetto azionario per 50-60 milioni di euro, che servirebbero in realtà ad azzerare la massa debitoria che i grifoni hanno raggiunto negli ultimi anni. Calabrò, nato a Reggio Calabria e oggi residente tra Londra e Monte Carlo, viene accreditato di grande disponibilità economica e si occupa appunto di finanza, attesa nelle prossime ore la fumata bianca. Altra notizia insomma che dovevamo raccontarvi. Io direi, prima di chiudere, rivediamo quanto è accaduto proprio questo pomeriggio in Serie D, ricordando appunto che si giocava il recupero della sesta giornata, ma anche il primo turno di Coppa Italia Serie D. Questa è proprio la grafica che riguarda la Coppa Italia. E allora Scordia Reggio Calabria si è chiusa 6-5 dopo i calci di rigore, quindi passa lo Scordia. Palmese Vibonese, altro derby amaro per la Vibonese contro la Palmese, 7-5, anche qui dopo i calci di rigore passa la Palmese che affronta il Rende. Rende che oggi recuperava il sesto turno di campionato contro l'Agropoli, si è imposto per 4-1. Vediamo anche la grafica relativa al Rende, 4-1 sul
Agropoli, rende che vola 14 punti in classifica nel massimo torneo dilettanti del Girone I. E allora andiamo a rileggerla per un attimo insieme. La classifica che vede sempre in testa la Cavese con 20 punti, segue la Frattesi a 18, 17 per Siracusa e Palmese, 16 per Vibonese, 15 per Sarnese, Due Torri e Roccella, 14 punti per Leonfortese e Rende, appunto, che passa da 11 a 14. Poi Aversa Normanna, Agropoli e Marsala 12 punti, Noto 11, Reggio Calabria 10, Scordia e Gelbison 8 punti e Vigor Lamezia che chiude a 0 punti. Vi ricordo un appuntamento importante sempre con Docto Sport, però domani con il basket parleremo di Serie A2 e quindi con il nostro Francesco Creazzo di Viola Reggio Calabria avremo in studio anche uno dei protagonisti della squadra nero-arancio. Bene, così con questo è davvero tutto, grazie, buona serata da Alessio Buonpasso.